alla CGIL, allo SPIA, tutte le sue categorie, a chi ha lottato per fare comunque contratti, a chi non ha perso parola di fronte alle ingiustizie e alle ordinanze dei sindaci, al mezzogiorno del nostro paese che ha orgogliosamente detto siamo questione nazionale, non accettiamo il leghismo. A tutto questo bisogna rivendicare orgogliosamente e dire che oggi continuiamo sapendo che la solitudine è finita. E questo credo che sia per noi un messaggio importante, ma dobbiamo anche analizzare perché quella solitudine è finita, perché noi non abbiamo mai accettato la logica di chi ci voleva mettere in un angolo e da quell'angolo dire state nella trincea perché non avete nulla da dire al paese. Noi abbiamo orgogliosamente invece ogni giorno detto che si poteva fare un'altra cosa. Non c'è tema sul quale la CGIL non abbia fatto la sua proposta per indicare che ci sono parole che non sono cadute in disuso e che per noi la rassegnazione alla diseguaglianza non è mai un'ipotesi in campo e che uguaglianza può essere ancora la parola d'ordine fondamentale per... Ma non c'è certezza se il lavoro non diventa il punto di riferimento e che saremo con loro quando avranno con noi la forza di dire che noi non vogliamo né il governo né la politica di chi ostenta ricchezza, che non ci interessa un'idea del paese in mano a chi può comprarsi le ville mentre dovrebbe occuparsi dei migranti o che si compra le aziende e le televisioni, perché chi ostenta ricchezza non ha in mente il paese, ha in mente se stesso. E allora diciamo anche a CISL e UIL che su una cosa hanno ragione, che noi non possiamo avere un paese nel quale la divisione voluta del governo si traduce in atti di intolleranza tra di noi. Siamo tutte grandi organizzazioni del lavoro, ma proprio per questo non si può continuare a parlare di unità e fare gli accordi separati. Proprio per questo non si può parlare di unità e non dare la parola ai lavoratori. Proprio per questo non si può parlare di unità e dire che non si possono più eleggere i rappresentanti sindacali nelle aziende. Anche qui si può voltare pagina e si può voltare pagina non facendo finta che abbiamo alle spalle delle difficoltà e delle divisioni, ma decidendo responsabilmente tutti insieme che torniamo nei luoghi di lavoro e leggiamo l'RSU così come abbiamo deciso per i lavoratori pubblici, ridiamo la parola ai lavoratori sugli accordi e le scelte e da lì ripartiamo per costruire un'idea che io credo che sia quella che ci ha portato oggi in piazza e alla quale noi non rinunciamo e continuiamo a dirlo anche agli altri. Noi non possiamo rassegnarci all'idea che questo governo faccia le cose che deve fare e che non si può fare altro, perché noi non ci rassegniamo al fatto che il lavoro non sia al centro, non ci rassegniamo alla divisione del paese, non ci rassegniamo all'assenza di solidarietà. Sappiamo che si può cambiare e fare altro e allora lo diciamo anche a CISL e UIL che saranno tra qualche tempo a manifestare per il fisco. Perché non si può farlo insieme, a partire da quella straordinaria verità che è quella cominciamo a tassare di più chi ha e tassiamo di meno il lavoro e le pensioni. Troviamo un punto che segni la nostra autonomia, l'autonomia delle organizzazioni sindacali, non la rassegnazione, perché non ci basta dire che il mondo è tutto cambiato, perché è vero che il mondo è cambiato, ma una cosa non può essere cambiata.
che quel mondo, mentre cambia, deve avere il lavoro e i diritti al centro, e delle organizzazioni sindacali da lì devono partire. E non solo, non è vero che siccome il mondo cambia noi non possiamo vedere quali condizioni determinare. E allora noi diciamo che è possibile riprendere il filo, ma quel filo va ripreso a partire dal lavoro, dai diritti, dalla legalità, dalla guerra agli appalti, perché non si possono fare contratti come quello del commercio, che sono contratti che scaricano sui lavoratori le conseguenze degli appalti e della difficoltà dei consumi. Ripartiamo dal paese che vorremmo, dal paese che immaginiamo, dal paese che abbiamo conosciuto, quello che ha fatto unita l'Italia e che poi l'ha liberata con la Resistenza. Partiamo cioè da quel paese in cui il lavoro è la certezza di tutti, in cui la giustizia, quella fiscale e quella sociale, sono il punto di riferimento. Lo diciamo a tutti e lo diremo ogni giorno in tutte le piazze. Noi iniziamo una campagna sulle questioni fiscali, sulla questione della legalità, che ci vedrà ogni giorno dire che un'altra proposta c'è e un'altra possibilità c'è, perché noi continueremo, perché questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare: cambiare si può, ma soprattutto cambiare si deve. Viva la CGIL, viva lo sciopero generale! Massicciamente allo sciopero e alla manifestazione.
scelta difficile, che la scelta dell'alternativa tra la speranza di una conferma di un lavoro, seppur precario, e il chiedere giustizia. Il lavoro è quell'attività che ogni giorno deve vedere riconosciuti i diritti, perché per noi non c'è e non ci sarà mai l'alternativa tra il lavoro e i diritti.